Uh, so, I make my transparency in English. So, if you like, I can speak in, uh, with my horrible English, almost Italian, or I can speak in Italian. Depends upon you. English? Italian English or Italian? Italian, it's okay for you? Okay. Uh, my talk is. Uh, oh, scusi. Tipi, okay, il, la, mia, la mia relazione è centrata oggi e domani essenzialmente sul ruolo del flusso del Deuterio su, su alcuni specifici materiali e eh, siamo abbastanza convinti. Solo da dati sperimentali, sono un'analisi cosiddetta in doppio, in doppio cieco dei dati sperimentali che il flusso di deuterio potrebbe essere l'elemento dominante che provoca le anomalie termiche. Il lavoro che abbiamo fatto è preso in parte da quello già presentato l'anno scorso ad Assisi, ma è stato fortemente rivisto grazie o a causa del Covid, per cui abbiamo fatto un'analisi molto spinta dei dati sperimentali. Abbiamo analizzato 84 esperimenti e abbiamo cercato un, un minimo comune denominatore della causa principale sulle anomalie termiche. Di questi 84 esperimenti circa 70-75 sono in accordo col, con, il, con il flusso come elemento principale. 7-8 ancora non abbiamo una spiegazione esauriente. Comunque è accettabile. Nel frattempo, tra mh, settembre e adesso, abbiamo anche sviluppato un circuito elettronico eh, capace di eh, eh, eccitare la superficie del, mh, della Costantana con opportuni impulsi di tensione ad alta tensione, quindi uno sviluppo ulteriore di quello già stato presentato ad Assisi, ma con un'efficienza molto molto più alta. E' basata su a corrente costante in tecnologia a carburo di silicio e dal punto di vista energetico il rendimento 70-80 volte più alto, ma insomma soltanto per pura curiosità um, così, elettronica. E cercheremo di dare delle linee guida sui parametri importanti con delle condizioni a contorno per ottenere le anomalie termiche. Sono soltanto linee guida. È la mia una relazione in qualche modo statistica. Vediamo quello che è successo e dai dati sperimentali cerchiamo di estrarre quello che serve, oppure inutile. Noi abbiamo iniziato 31 anni fa questa scommessa e ci siamo resi conto subito, dopo due settimane dagli, dagli esperimenti, già ad aprile dell'89, che la condizione fondamentale per avere qualunque tipo di anomalia nucleare o termica era avere condizioni di non equilibrio. Quindi condizioni di equilibrio, condizione sine qua non per fare qualunque cosa. E dai dati invece del flusso abbiamo estratto, abbiamo capito che questo flusso deve essere il più alto possibile e più rapidamente possibile. Quindi, in qualche modo la derivata del flusso del deuterio sul materiale attivo ad opportune condizioni di pressione, temperatura, geometria e tutto il resto. Quindi soltanto flussarlo non serve a niente. Nelle condizioni opportune i prossimi lavori saranno quelli di minimizzare l'energia necessaria a provocare il flusso per stimolo elettrico la procedura è abbastanza semplice dobbiamo flussare eh, il materiale e soprattutto dobbiamo evitare che nel tempo gli effetti anomali, anomali spariscono noi abbiamo osservato sempre che se uno non dà un qualche stimolo, dopo tempi più o meno brevi, da ore a giorni, tutte le manine termiche spariscono. Cioè lo stato stazionario intrinseco è zero, zero eccesso termico. Almeno nel nostro caso. E quindi eh, abbiamo usato una, in caso specifico una eccitazione eh, semplificata, eh, bipolare più o meno 600 volts a 50 Hz, in modo veramente elementare, con una corrente di picco 40-50 mA l'anno scorso. Adesso abbiamo potenziato molto il, il metodo. In questo esperimento volutamente abbiamo usato metodi per aumentare il flusso dovuto a variazioni di temperatura. Abbiamo scoperto che esistono tre, almeno tre metodi per fare il flusso. Gradienti termici molto elevati, tipo nodi o nodo cappuccino. Variazione di, di flusso che è stata la prima, variazione di pressione, è stata la prima, Fralic alla nasa nell'89 e Ivamura sistematicamente adesso, quindi variazioni di pressione. Oppure stimoli superficiali con impulsi elettrici opportuni. Eh, noi abbiamo fatto un sistema più semplice possibile che volevamo capire che cosa accadeva, quindi volutamente non abbiamo usato ehm, nodi cappuccini equivalenti. Isolare i parametri di controllo. Eh, ci siamo focalizzati sull'utilizzo sull dell'effetto Richardson, cioè l'emissione termoionica, i vecchi tubi elettronici dei televisori. O meglio ancora, eh, il, regime, il regime di, di Paschen, praticamente una scarica nel gas a, opportune, condizio, a con, opportune distanze e pressioni. Nel caso specifico il Paschen sembra essere più eff, 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 efficace perché permette di avere una, una pressione del gas sufficiente a evitare che il materiale attivo si scarichi. Eh, inoltre, ci siamo, abbiamo degli indizi che variando la forma d'onda dell'impulso di eccitazione e il duty cycle si riesce ad avere dei fenomeni ancora più intensi. Ma è quello che adesso stiamo facendo, per cui sarà il futuro prossimo. Dal punto, dal punto di vista storico, i primi esperimenti erano fatti soltanto sul filo di Costantana, annaccio, Costantana Base. Poi è stato aggiunto un anodo senza essere polarizzato, poi lo stesso anodo con una tensione continua fino a 300 volts più o meno, e alla fine citazione sinusoidale, quindi passaggio storico dei vari eventi. Non cammina. Ehm. Oh, oddio. Noi dobbiamo avere una variazione più grande possibile della, della concentrazione e questo eh, evitando che il materiale nel frattempo si scarichi. Ripeto, eh, il primo è stato Fralic, la NASA in 89, e inoltre abbiamo anche, che abbiamo osservato che avere un flusso elevato di elettroni dentro. Il reattore a volte ageura la reazione, però non abbiamo approfondito per ora il fenomeno. Ripeto ancora, qualunque reazione col tempo tende ad andare a zero, qualunque anche il migliore, le migliori condizioni di lavoro possibile dopo ore, giorni, comunque va sempre a zero. E quindi il nostro obiettivo è evitare la morte termica del sistema ci sono delle condizioni che eh, agevolano eh, le, che il sistema non muoia e sono eh, l'alta pressione è indispensabile per caricare ovviamente il materiale di deuterio o idrogeno palladio, nickel, rame nickel e cose simili la bassa pressione serve per fare emettere elettroni che abbiamo visto essere utili, però eh, se la pressione è troppo, troppo bassa il materiale si scarica e tutto quanto eh, il sistema va in blocco per mancanza di concentrazione critica di deuterio sul materiale stesso. Le curve di Vascan, cioè il regime di Vascan, è un compromesso tra i due. E, mh, il grafico sono le ben note curve di Basken, questo con i pallini è idrogeno e deuterio, e il gas più vantaggioso è l'argon, questa cosa è abbastanza nota in letteratura, ma averle sotto, sotto mano è alla fine è comodo. Noi ehm, abbiamo usato la Costantana da, da 8-9 anni, uno dei motivi principali è che la Costantana eh, spontaneamente è capace di decomporre l'idrogeno dallo stato o il duterio dallo stato molecolare a quello atomico fornendo una energia tra 1,5 e 3,2 electronvolts all'incirca dipendente dal da rapporto nickel-rame per confronto eh, il palladio da circa 0,4 electronvolts ehm, poi un altro punto, l'idrogeno che può essere immagazzinato all'interno è abbastanza elevato, fino a 20-25%. Oltre una certa temperatura di innesco, per noi è circa 180, 180 gradi. Storicamente abbiamo diffuso tutto quello che sapevamo, appena c'era un qualche risultato, immediatamente tutti venivano messi a conoscenza, che ho aderito alla procedura live Open Science. Inoltre abbiamo osservato che più il filo è sottile, più gli effetti sono grandi. E qui c'è un grafico riassuntivo più o meno di quello che succede. La parte attiva, cioè che è stata ossidata tramite impulsi o continua, è più o meno costante fra 10 e 20, 20 micron e diminuendo la dimensionalità del filo attivo il rapporto tra... Esterno utile e interno balche, che ha un effetto piccolo, comunque ce l'ha l'effetto, cresce. Purtroppo, quando il filo è troppo sottile, si rompe e quindi trovare un compromesso. Ehm... Altro punto eh, per preparare il materiale: prima utilizzavamo degli impulsi di corrente abbastanza intensi, dell'ordine da 10 e 20 A centimetro fare una spugna superficiale, poi troppo complicato, adesso usiamo tecniche più, più tranquille, ossidazione in aria, a controlla, temperature contro, controllate, però cioè, vantaggi e svantaggi. Con gli impulsi sicuramente risultati migliori, però il rischio che si rompa il materiale durante la preparazione è molto alto, ci cioè, vogliono 6-7 ore di, di impulsaggio e poi alla fine rimani, si rompe. Alla fine, insomma, è veramente scioccante a livello psicologico. E ovviamente abbiamo, poi abbiamo visto anche che più la temperatura è elevata, più gli effetti sono forti, però a un certo punto si hanno fenomeni di sintetizzazione. Quando il materiale sintetizza, sparisce tutto. Da un certo punto di vista è comodo perché uno si accorge che non ha fatto errori di calibrazione, quindi quei risultati ottenuti erano buoni, Dall'altra devi smontare il reattore, ricambiare il filo e quindi perdi giorni di lavoro. La, la sintetizzazione è tanto più pesante quanto la pressione bassa. Per la pressione bassa si hanno risultati migliori, quindi è un compromesso tra... Inoltre abbiamo visto anche che depositando sulla superficie il mm, ferro a livello sub-micrometrico e stronzio insieme al premancanato di potassio, il tutto aumentava la probabilità di avere risultati interessanti. Quindi noi abbiamo visto che avere sistemi a multistrati aiuta a ridurre parzialmente la probabilità di di sintetizzazione, sono più strati, quindi si oppone in materiali diversi all'autosintetizzazione e, e, e poi eh, di per sé è utile per avere segnali più grandi, quindi due fattori vanno nella stessa direzione. Ehm, un altro punto, il materiale superficiale tende, che tendeva a cadere su un reattore perché si schietolava. Abbiamo messo delle quaine in vetro, vetro boro borosilicato, che andava benissimo fino a temperature di 600-700 gradi. Non capivamo il motivo, poi caso casualmente ci siamo resi conto che il vetro un certo tipo di vetro borosilicato ha la peculiarità di assorbire l'idrogeno atomico. Solo il vetro bolosilicato bol ha questa caratteristica, tra tutti i materiali noti, quindi un colpo di fortuna. In realtà questo è stato scoperto da Lagmir nel 1928, ma noi non lo sapevamo. Dopo alla fine abbiamo capito il tutto. E quando il... Oddio, sto mo... mo... Non va indietro. Ok. Eh, quando il ehm, niente non mi viene la parola <ride> eh, problema delle guaine che oltre 700 gradi si rovinano perché il vetro Diventa, uh, si ricompatta ricom 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 abbiamo costru fatto costruire delle guaine ibride in cui c'è una parte metà vetro borosilicato bor 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 e intrecciato fine finemente eh, eh, quarzo e, al e allumina e quindi abbiamo una rete comunque stabile, bucherellata e questi buchi sono utili per permettere eh, il passaggio del, della del campo elettrico e ionizzare il gas, quindi un vantaggio prima era che invece temporaneamente era un grosso problema tecnologico. E abbiamo avuto anche degli altri effetti inaspettati, tipo corrente su un filo inutilizzato e anche altri gruppi l'hanno verificato. L'effetto dell'equazione termoionica è ben nota l'equazione, riporto soltanto il valore sta qui. La, la, la corrente massima disponibile eh, arriva anche a 200-300 ampere cm2, ma dipende fortemente dal materiale a bassa funzione di lavoro che c'è sulla superficie. Normalmente il materiale intorno a 2 electron volts e quando invece è materiale a livelli nanometrici, si arriva anche a un electron volts. Sono dei, dei dati a riguardo. Per cui, avendo noi materiali eh, a 50, 30, 50 nanometri depositati, stiamo nel regime, in questo regime, un regime vantag vantaggioso. Il primo che ha usato materiali a bassa funzione di lavoro nell'ambito dell'ERN è stato Ivamura nel 1996 e poi l'ha applicato per le trasmutazioni e adesso anche per fare calore usando gradienti di pressione. Quindi l'ossido di calcio, ad esempio, come l'ossido di stronzio, sono molto utili. allora ehm. Il, se uno ha un gradiente di temperatura a distanze molto piccole, ha un gradiente di, di temperatura, è un gradiente, quindi ha un flusso dovuto soltanto alla differenza di pressione intrinseca del, del materiale. Il materiale. La geometria che meglio ha funzionato è il, il, nodo, il nodo cappuccino, per cui a distanze di 2-3 mm si hanno temperature anche 400 gradi delta. Qui 600 gradi, 800 la parte eh, superiore, intorno a 1000 all'interno. Quindi dal punto di vista di efficienza per il flusso è il miglior metodo. Però noi volevamo separare i vari contributi per cui l'esperimento è stato fatto senza nodi cappuccini. Ehm, beh, il reattore è stato mantenuto costante per avere dati riproducibili. Come si presenta il reattore? Sono tre moduli interni, uno di calibrazione con il platino, uno con un filo da 200 micron e l'altro da 350 micron. E quando, durante le fasi di montaggio dentro il reattore, e la geometria coassiale è quella che abbiamo visto essere la più efficiente per capire eh, quello che succede. Praticamente è come se fosse un cavo coassiale, come se in cui l'anima è un tubo in ferro, che è il controelettrodo, contro l'isolante è il vetro, vetro, vetro borosilicato più allumina, eh, e la parte qui dentro c'è il filo di, di Costantana, quindi una doppia protezione contro i corti circuiti dovuta alla prima eh, barriera di vetro poroso e la seconda. E questo sistema ci ha permesso di avere dei risultati assoluti inferiori rispetto al nodo cappuccino, però molto più comprensibili. E quindi siamo stati contenti. Ci sono una serie di circuiti ausiliari utilizzati nella fase di studio, ma adesso non vi sto a annoiare. Questa è la tipica forma d'onda. Duta all'eccitazione. Eccita la scala sono 200 volt a, a centimetro, quindi 600 volt, 550, questa è la corrente, è la, um, corrente assorbita, in questo caso specifico 0, quando questo avviene non si ha effetti termici misurabili, quindi è un regime pseudocalibrazione. Cambiando le condizioni al contorno tipo pressione del gas, temperatura, altri parametri, si ha un parziale assorbimento, una parziale scarica ionizzazione del deuterio, o dell'idrogeno secondo i casi, corrispondenti a una corrente che passa dentro. E quindi si ha una certa emissione termica, nello specifico in questo. In questo nel eh, caso specifico ero 700 gradi ma ci siamo accorti che la pressione era troppo bassa per cui dopo un certo tempo il fenomeno andava a zero però già abbassando la, la pressione quindi prove troppo alta non c'è niente troppo bassa funzione, per poi va a zero un compromesso è quest'altro e qui siamo stati anche abbastanza fortunati perché abbiamo avuto regime probabilmente di, di electric bar di discharge, quindi componenti ad altissima frequenza spontanee e questo regime è quello che è durato anche molte ore, una decina di ore, con valori fino a 18 watt in più, contro 1-2 watt usuali. Quindi quando questi fenomeni avvengono si ha veramente un salto energetico. Ovviamente a temperature elevate, pressioni opportune, le condizioni di, di lavoro, materiale che non è sintetizzato. Quindi non è facile ottenere questi risultati. Ma quando si ottengono, durano per moltissimo tempo. E in più abbiamo dimostrato che l'automorte la, dell'energia non c'è più, quindi si riesce a mantenerlo. In questo caso. 8-10 giorni un tempo veramente lungo poi abbiamo scoperto qual è il parametro macroscopico che correla termico dell'HE con lo stato del, del filo è semplicemente la variazione della sua resistenza la R su R0 come era con il palladio quindi è lo stesso filone, quello che c'era con il Palladio, che poi oltre 300 gradi non riusciva ad andare, sia con la Costantana 700, 800, anche 900, finché poi non si faccia tutto. Ma la linea guida è la stessa. E quindi un stato avvantaggiato perché ha fatto tanta esperienza con il, con il Palladio. E, mh, qui ci sta una breve descrizione. Di 10 di 84 esperimenti, quelli più significativi. Io lascio il documento perché qui è lunga e non si fa tempo. Comunque, ho riassunto i punti chiave. E altro, un altro punto da tenere in, a mente che, più il filo è sottile, più gli effetti sono grandi. Quindi, a pari condizioni di pressione e temperatura. Vabbè grazie, 7-8 va. <ride> più il filo è sottile e più i dati sono robusti, cioè l'HE è alto. L'aspetto negativo è che il filo è sottile e si rompe più facilmente. E poi adesso c'è delle conclusioni brevi sulle alcune osse, osservazioni. Abbiamo punto, punto primo, l'effetto anomalo è legato con la velocità di caricamento oppure scaricamento è indifferente se la velocità è la stessa la HE è uguale però se va nella fase di scaricamento dopo un certo tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, il filo è scarico e bye bye. Se invece è in caricamento più che, mano a mano che carica lui continua. Ehm... Se invece la, la variazione di, di, di cambiamento della resistenza è lenta, anche l'H è lento, quindi la derivata del, del flusso. Inoltre abbiamo scoperto un altro, un altro punto. Se per caso siamo capaci di creare un sistema oscillante di carica e scarica spontaneamente oppure indotto dagli impulsi o qualche altra cosa, uno può mantenere per tempi lunghissimi l'eccesso termico. E' quello che ci è capitato quando c'è stata la scarica DBD. Abbiamo visto in dettaglio, amplificando la variazione dell'ereo 2 R0, e oscillava, caricava, scendeva. Quindi è una condizione di lavoro buona. Qui c'è la. Ripeto, degli 84 esperimenti, 76-77 sono in accordo col modello del flusso, 6-7 no, non sappiamo perché, ma insomma, ecco, questa è la realtà dei fatti. Poi altri punti, condizioni favorevoli: temperatura più alta possibile, pressione più bassa possibile perché emette elettroni, però, se è troppo bassa scarica. Quindi soliti compromessi. Altro punto, se si aggiunge gas nobili tipo Argon o xeno xeno costa moltissimo per cui soltanto una cosa di studio, l'argon costa, costa poco, si innesca più facilmente il regime di Pasken come nella curva. Il tutto viene age, agevolato. Adesso insomma, tipicamente facciamo una miscela argon xeno 50-50-80-20, quindi insomma. È un parametro di controllo anche il gas messo. Con i fili piccoli i risultati sono migliori, quindi sembra essere l'elettromigrazione che dà un contributo al sistema, oppure semplicemente il fatto che eh, la superficie attiva è maggiore rispetto al basso, quindi sono ulteriormente eh, da studiare ulteriormente. L'autoscillazione del caricamento è utilissimo, e aspetti negativi, il nostro reattore è molto semplice, primitivo in vetro, ci può essere inquinamenti dovuti all'aria che rientra dentro a bassa pressione e alta temperatura e quando questo accade generalmente il sistema fa zero, ma sono problemi che uno supera con il reattore in acciaio. E lavori i futuri reattore in acciaio, migliore tenute, e abbiamo sviluppato un generatore di corrente ad alta efficienza 600 volt, 200 mAh. Questo è lo schema. Ognuno di questi è un array serie par par parallelo, di una cinquantina di, di a corrente costante con, tempi con eh, banda passante di 10 MHz ognuno, e come novità, questa diciamo in teoria si può fare, l'unica novità sostanziale è che c'è anche un piccolo condensatore, la parte positiva e la parte negativa, che dà energia nel caso il sistema spontaneamente vada in regime dbd, per cui ha bisogno di tantissima energia immediatamente, e l'alimentatore principale non ce la fa, e quindi agiscono loro. Abbiamo fatto un certo numero di prove da, da ottobre fino, fino a ieri, altro ieri, e questa tecnica ci ha permesso di capire veramente tantissime cose. Ecco, è stato un, un grosso passo, passo avanti rispetto a quello presentato a ottobre. Eh, questa simulazione tramite computer delle forme d'onda nel caso di una resistenza di carico media da 10 KOhm che c'è nelle distanze nostre, da 2-3 mm di distanza, gas, condizioni geometriche nostre, e ehm, in questo caso la corrente massima è intorno a 60 mA e tensione intorno a 500 V. Quando invece andiamo con un carico di 1 kOhm, più o meno quando c'è la scarica dBd, la corrente arriva al limite dello strumento, 200 mA, e la tensione scende intorno a 180 volts. Quindi la simulazione tramite computer e i dati sperimentali con resistenze reali per verificare sono in accordo. Per cui siamo parecchio, parecchio tranquilli. E, ringraziamenti: una società metallurgica del Nord-Est, sono nove anni che ci aiuta, ci dà anche qualche soldino, hanno un loro laboratorio in cui provano, provo, ehm, studiano indipendentemente alcuni punti chiave dei nostri esperimenti, hanno del personale dedicato e, e quindi a noi aiuta perché possiamo fare dei controlli specifici su alcuni punti. In più sono stati fondamentali per lo sviluppo delle guaine ibride fatte tramite una collaborazione tra la Sigi italiana e la Favier francese. Ci hanno aiutato, ci hanno praticamente regalato il materiale, tutti i costi di sviluppo che mi dicono intorno a 40.000 euro ce li hanno insomma per il bene del, dell'umanità. Quindi siamo grati alla SIGI Favier. E più c'è un'altra piccola società mh, del centro Italia che si interessa di energia e acqua che ogni tanto ci aiuta un po' per le piccole, le piccole spese. E... Qui c'è la lista dei 80 esperimenti con la nomenclatura, ma ve la, ve la risparmio. E quindi ho finito. Grazie Francesco, ci sono domande per Francesco? Dai. Sì, prego. Senti, ti vorrei chiedere questo, eh, sulla questione dei difetti che adesso anche nel, nell'ambito europeo eh, Clean Energy, HM, eccetera, MHE scusa, HME. Ah, no, no, è H no, dopo l'hanno corretto, H Hydrogen Metal Energy, sì sì, sono sicuro. No, comunque diciamo sul progetto dico si, si, si fa e, e sono stato molto contento di questo, e enfasi sulla questione anche dei difetti. Ecco io ti volevo dire, tra la, la ecco questo vedo che non lo commenti più di tanto oppure non l'ho sentito. Siamo la questione è che caricando con l'idrogeno, giusto? O il deuterio, non so, comunque caricando eh, il palladio e adesso la costantana e, e poi facendo passare dell'elettricità in un certo modo attraverso la costantana, tu bene o male comunque il materiale lo danneggi. Ecco, allora volevo, ecco, ma che ruolo ha per te? M mentre io, diciamo, stamattina ho parlato quasi un'ora, parlando di, di questo qui che è un fattore eh, tanto per un centrale, ecco, tu che peso dai? È una cosa è un ruolo, marginale un o lo ritieni no, un, un meccanismo? Io vorrei fondamentale. capire. Eh? Allora. Se uno prende un filo di Costantana, come te la vende la Isabella Youth, la metti dentro idrogeno, adoderio, oppure a 10 bar, lasci una settimana, praticamente non succede niente. Prima devi condizionare il materiale, lo devi rendere spugnoso, quindi dovuto all'ossidazione con l'aria, con l'ossigeno dell'aria, quindi 700-800 gradi Dopo lo carichi con l'idrogeno, il primo caricamento in genere non è che sia molto alto, poi ri riscarichi, rimetti. A questo punto, se sei fortunato, hai del calore in eccesso. Ma con il materiale puro, vergine, liscio, noi almeno. Uh, fino, cioè, mai, mai non è più senso farlo, non abbiamo tempo, tempo da perdere. Con materiale liscio, mai ottenuto nulla, oppure talmente piccolo non riusciamo a vederlo. Per cui è la stessa cosa, in pratica, quindi è indispensabile. ma è, Diciamo mentre avviene il fenomeno, o prima? Cioè, praticamente quello ma che diciamo dico io è, è che, che mentre avviene se, il fenomeno secondo, hai bisogno del danneggiamento continuo del materiale. Eh, secondo noi il. Um, quello che conta è l'idrogeno che è intrappolato, in senso lato, in questo materiale nanometrico o submicrometrico che interagisce con l'idrogeno che c'è nella camera e grazie alla cosantana stessa che è a livello atomico oppure ionizzato, se ci sono gli impulsi. Quindi è interazione idrogeno atomico ionizzato con, con l'idrogeno bloccato sulla superficie del materiale. Quindi, e in più viene fatto fluire, perché eh, gradienti termici, gradienti di pressione, gradienti elettrici, perché abbiamo visto che quando non ci sta un flusso non succede niente, quindi uno può pure dannarsi, sta lì giorni e non succede niente. Devi per forza variare i parametri, devi provocare, quindi dico non equilibrio, come termine, è, non equilibrio, è condizione sine qua non. A livello stazionario, no, io insomma, dal 1989, da aprile, non ho mai visto nulla. Ogni da... volta sì. che ho fatto una qualche variazione adeguata, che poi venga accettata dal sistema, non è qualunque fai, allora puoi avere, anomalia, prima neutroni. I neutroni dentro il calzasso si vedono bene perché è mille volte più basso al fondo, quindi si vedevano un po' di gamma, poi siamo concentrati sopra sul calore e allora cambiando la pressione, la, 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 qualunque cosa, sì, sì. Oh, certo. il punto è che uno è abituato a vedere c'è cioè un punto debole. Dice, beh, il, calori, il calorimetro, se cambi esempio, la potenza di immessa, ha tempo, tempo di risposta. Quindi aspetti due ore, tre ore, ma se la tua eccitazione ha, una, ha un effetto inferiore alle due o tre ore non vedi nulla. Cioè, lui ha lavorato, però nel frattempo è ridecaduto e vedi zero per capire meglio. Eh, se, quindi sei d'accordo che la microfessurazione alla nano e micro, tra nano e micro scala? sia uno de, o il meccanismo fondamentale o un meccanismo è un fattore che aiuta moltissimo cioè, il durante fenomeno. il fenomeno, non prima però questo volevo capire da te no, cioè, Ma non è, è che lo danneggi il prima lo danneggi quando, durante il fenomeno sì, il fenomeno avviene quando il materiale ha una certa topologia sì sì no ma dico è durante è... o prima no perché questo no, è secondario no prima devi preparare il materiale preparare finché vuoi eh, ma dico, una volta che lo hai sei... preparato lo carichi Quindi. e poi cambi il suo stato di carica, sì, sì, sì. in qualche modo. Allora hai i fenomeni. Se lo lasci lì, anche caricato bene, non c'è niente. Quindi devi, per... che devi fessura... variare. Sì, sì, variare. Okay. Quindi il punto chiave è il trigger. Il nostro obiettivo Perché? è di fare questo trigger che consumi meno energia possibile. Perché se possa fare un trigger con una bomba atomica... E però quanto mi costa? Quindi, un, un trigger che abbia un costo energetico più basso possibile rispetto all'anomalia termica, che esce fuori. Poi, se l'anomalia è termica, di abbassare del 70% per Carnot. Per cui, ci vuole un trigger che consumi veramente poco. E questo è l'obiettivo dei nostri esperimenti in ambito europeo. Ci stiamo lavorando, abbiamo un certo numero di diciamo, indizi che forse ce la faremo. Anche con l'attuale configurazione con piccole modifiche. Ma il reattore è in acciaio perché se entra dentro l'aria e vabbè, va in blocco tutto e addio. Vabbè. Su questo scusate. Volevo aggiungere una cosa su questo e anche su quello che ha appena domandato il professor Carpinteri, ehm, io mostrerò domani che ehm, se si attivano delle vibrazioni che, eh, di, di stati coerenti, come mostrerò domani, eh, è possibile ehm, provocare la produzione di neutroni. Eh, e mostrerò anche in che maniera si può dimostrare a livello teorico questa cosa. E poi farò anche vedere eh, dei dati sperimentali che eh, ho ottenuto un paio d'anni fa, eh, in cui si vede una, un eccesso di deuterio, eh, partendo da una, da una reazione di degassing di, eh, eh, di, di titanio idrogenato, quindi che è un idrogeno naturale che attraverso una misura di spettrometria di massa fa vedere che a seguito dei cicli termodinamici, quindi di, de, di, di degassing, uh, si crea una, un eccesso di deuterio. E questo qui lo farò vedere domani e questo qui io lo interpreto appunto come l'innesco di uh, oscillazioni coerenti, uh, di stati coerenti uh, del, dei protoni che sono all'interno del reticolo. E che a seguito del degassing vengono eccitati coerentemente eh, e probabilmente anche attraverso dei meccanismi di frattura. Questo può avvenire, e, e quindi questo lo vedremo domani. Circa sì. tre anni fa abbiamo fatto una serie di esperimenti con idrogeno puro e fili di palladio molto ben robusti con idrogeno puro. Poi, per una serie di motivi, abbiamo. Eh, mh, abbiamo problemi di perdite con eh, rivelatore di, di fuga a Elio 4, siccome lo strumento è crossolano non distingue fra deuterio e Elio 4 e dava segnale. Perfetto, benissimo. era giusto una così, una così cioè, tra Adesso alla Commissione Europea abbiamo chiesto uno strumento, strumento per. Eh, vedere se anche se è possibile opportunamente modificato con i nostri scopi speriamo che vada in porto va bene. ok grazie lasciamo spazio a Ubaldo Mastro Matteo si no, è, è, è fatto tardi <ride> eh, sì, ne, sì. ne parlate domani hai detto che presenti domani va bene sì, sì, eh, Claudio tuo figlio voleva sentire qua dov'è eh, io, io intanto comincio Vabbè, il titolo della presentazione è Il soggiorno brasiliano di Don Carlo Borghi. Eh, io ho già presentato alcuni aspetti della vicenda scientifica e anche non scientifica di, di questo sacerdote. E non so quanti di voi sanno gli antefatti, però oggi siamo diciamo, in una fase della, della storia di questa vicenda eh, che è, va diciamo, dalla sua attività in, in Brasile fino al ritorno in Italia e poi a, a, alla sua eh, presenza a Parma come eh, divulgatore di scientifico, soprattutto su argomenti di scienza e fede. Quindi. Eh, il sommario di questa presentazione, che sarà molto breve, ce la faccio ad essere a finire per le sei, eh, praticamente eh, racconta la vicenda di Don Carlo Borghi, eh, laureatosi in fisica all'Università di Milano intorno al 1940, come allievo di, eh, di Gentile Junior, il figlio di Giovanni Gentile, Giovanni Gentile Junior, e ha fatto la tesi sul decadimento del neutrone. Fece una tesi sul decadimento del neutrone. Parliamo appunto del 1939-40, in anni in cui la fisica delle particelle era ancora, diciamo, uh, stava percorrendo i suoi, velocemente i suoi primi passi. L'ambizione di, di Don Borghi era quella di continuare. A indagare sul, sulla struttura della, intima della materia quindi, e soprattutto eh, indagare sulla possibilità di sintetizzare neutroni da un'interazione elettrone-protone eh, in, un, in un plasma freddo di idrogeno. Gli esperimenti che lui fece eh, inizialmente furono condotti in un laboratorio a Roma a Roma sotto l'auspicio che doveva essere di, del, del cardinale di Milano, che era Montini a quell'epoca probabilmente, adesso non ricordo se era Schuster o Montini, e la, e, che aveva affidato diciamo, questo eh, ricercatore alla cura di De Gasperi, che era presidente del Consiglio a quell'epoca e che aveva promesso dei finanziamenti perché le ricerche sembravano appunto molto interessanti. E, eh, e quindi si trasferì a Roma e rimase a Roma fino al 1958. Per varie questioni questo laboratorio eh, non condusse a termine gli esperimenti, ma ne, nella mente di Don Borghi rimase sempre il desiderio di continuare a investigare perché lui credeva di aver trovato proprio la via di sintesi. Della, del neutrone a partire da dall'interazione elettrone-protone in un plasma freddo. Quindi da Roma il laboratorio chiude e torna a Milano. A Milano rimane due anni, da, dal 58 al 60, e eh, da Milano eh, gli viene proposto di andare ad insegnare le materie scientifiche in cui era laureato ed era esperto, la fisica, all'Università Cattolica di Recife. Il CENUR è un istituto che venne creato proprio tra una collaborazione dei, locali, dei, dei professori locali e, e, e Carlo Borghi, è un istituto per gli studi di fisica nucleare. E poi lì nel Brasile ci sono lezioni, perché insegnò sia all'università statale che in quella cattolica e fece e condusse parecchi esperimenti e ha dei ricordi che in un epistolario eh, che lo metteva in collegamento ancora con l'Italia sono riportati. Don Carlo Borghi è sacerdote nel 1933, era nato nel 1910, come vedete. Professore di fisica teorica in sostituzione di Giovanni Gentile Junior, che muore all'improvviso e prematuramente, Nel, eh, poi viene eh, mandato in, eh, sul fronte africano come eh, sacerdote che seguiva i militari italiani durante la guerra. Eh, la guerra finisce con le bombe nucleari, i suoi studi. Eh, che lo avevano condotto a investigare questa, appunto, la fisica rimane estremamente turbato dal fatto che la guerra si concluse con le bombe nucleari che decise di fare chiese alla, alla Curia Milanese di poter fare il parroco è parroco a calco in Brianza fino al 1952 però poi la passione per la, queste ricerche eh, eh, covava un pochettino nel suo animo e fonda questo laboratorio privato a Roma, dove rimane fino al 1958, poi nel 60 va in Brasile e nel 73 ritorna per motivi di salute. Questo è un libretto che è stato creato dall'assessorato del comune di Barlassina, dove era nato Carlo Borghi, in occasione dei vent'anni dalla morte. Eh, è un libretto, eh, si fece una conferenza dove partecipai anch'io, conoscendo appunto questi suoi studi, e questo libretto fa un po' una sintesi di tutta la vicenda eh, personale sia di sacerdote che di scienziato di Carlo Borghi. E qui lo vediamo, eh, appunto eh, nel 1958 da Roma, insieme a un suo collaboratore, un altro sacerdote, Don Camillo Giori, torna a Milano e fanno i sacerdoti diocesani per un paio d'anni. E poi è proprio Don Camillo Giori che gli procura questa occasione di andare a, ad insegnare in Brasile e lui, è un po' disgustato dalle vicende che l'avevano coinvolto in Italia, accetta volentieri di fare questo, questo trasferimento. E lì, vedete, c'è l'istituto universitario, c'è una foto che lo inquadra. E, insieme a qualche collaboratore, insegnante o non so se studenti, non si riconosce la figura, deve essere la persona più alta a sinistra, deve essere lui. Non è che si riconosca molto bene da questa foto molto, che io ho ingrandito, ma... L'insegnamento in questa università è apprezzato come docente e propone la fondazione un, di un centro studi e ricerche sull'energia e trova importanti sostenitori, in particolare appunto il rettore dell'università e soprattutto il professor Pieroni, di chiare origini italiane, direttore del centro di San Paolo, uomo esigente e molto severo, stimato profondamente, e stimano profondamente il professor italiano e la sua forte personalità. Si attivano per la ricerca di fondi. Il, questo cenno del centro di studi nucleari dell'Università di Recife, dopo un solo anno inizia ad essere operativo. Quindi gli concedono un terreno per costruire da zero questo centro di ricerca. Don Carlo si sistema presso i padri deoniani olandesi nel collegio di San Giovanni in Rua Benifica. Questo è un ritaglio di giornale che è, appunto eh, mostra le riunioni che Don Borghi faceva in preparazione di di questo centro di ricerca, lì c'è una foto, il giornale è dell'8 aprile del 1960, quindi diciamo fin da subito, ad aprile del 60, lui è appena arrivato, e si è subito attivato per creare questo centro di studi. E questo è l'articolo che è naturalmente in portoghese in brasiliano, che io non ho eh, non ho letto perché per quanto sia comprensibile, insomma, non è che dica niente di particolare rispetto a quello che <coughs> è stato raccontato nella brochure che, che vedevamo prima. Questa è la pagina iniziale dei, eh, delle sue dispense, anche questo, vedete del 1963, lui insegna sia all'università statale che all'università cattolica e, e, e scrive i libri, scrive i libri eh, per gli studenti e delle copie di quei libri ce le ho io nella documentazione che riguarda appunto la, le sue vicende. E questo è una dispensa, quella scritta in greco, io non ho fatto il classico, per cui <ride> cosa c'è scritto? Cosa, scusa? Eh, sì, la, la parte sotto, lui cita una tavoletta trovata in Mesopotamia dove dice i cambiamenti che ci sono sono talmente dai, che qui il mondo finirà presto, la tavoletta è di 2000 anni fa, no? anzi 2800 a.C. E quindi inizia la dispensa così, era un tipo anche un po' abbastanza scherzoso, eh, considerate che Sapeva, suonava il pianoforte, componeva musica, era un tipo eclettico e questo è il reattore sperimentale usato per i test di attivazione neutronica con risultati positivi che eh, praticamente lui ha usato, questo reattore eh, progettato direttamente da lui le scritte sono in, eh, in, in portoghese e questo è il reattore, eh, questo è il disegno costruttivo del reattore il reattore è stato diciamo, costruito identico a come lo vedete qui nel disegno. Questo è proprio il disegno da dare all'ufficina meccanica per realizzare il... Eh, beh, è interessante vedere il reattore. Questa è la parte di, eh, di dove avviene la scarica che innesca una serie di... Onde elettromagnetiche, lui diceva che erano i protoni che entravano qui dentro ma in realtà un'analisi dal punto di vista elettromagnetico della generazione delle microonde indica che nella scarica qui in questo conetto da una candela di auto, vedete, intorno ai 600-700 volt a una pressione di un tor circa, e genera una serie di onde elettromagnetiche che vengono filtrate da questi eh, filtri eh, delle cavità risonanti con un filtro eh, che le precede, una cavità piccola, e questa qui è una cavità più grande, che eh, portavano ad oscillare questa cavità a, a 75 GHz, era progettata per 75 GHz, questa è tutta l'accordatura, c'è cioè un pistone che penetra dentro per accordare la frequenza. E con questo lui otteneva praticamente l'innesco delle oscillazioni, eh, facevano salire il potenziale elettrico a valori tali per cui qui si innesca un plasma che poi naturalmente spegne e le oscillazioni perché la resistenza del, del, all'interno della cavità diventa molto bassa, però queste scariche di innesco erano ripetitive e quindi si aveva una continua accensione e spegnimento del, del plasma di idrogeno e con questo reattore lui ha ottenuto attivazione di tutta una serie di, eh, di elementi che sono riportate in, in, una, in presentazioni che ho fatto in passato. Eh, anzi l'anno scorso, eh, cosa ho fatto? Perché non va avanti? Ecco, ecco eh, quindi dal 1960 costruisce questo centro di fisica nucleare, diciamo che dal 63 al 73 eh, insegna e fa tutta una serie di esperimenti della durata di, di settimane, alcuni di mesi addirittura a seconda del tipo di materiale che doveva attivare con i neutroni generati da quel reattore. Unipolare o unipolare? Unipolare. Positivo l'elettrodo, la candela, negativo tutto il resto. e eh, della malattia. A Recife Don Carlo incontra spesso il vescovo Monsignore Alder Camara, naturalmente si occupa, essendo sacerdote si occupa anche di questioni religiose e, e discute con questo vescovo a, a riguardo del messaggio evangelico e ha un punto di vista diverso da questo vescovo qui. La giustizia Don Borghi eh, privilegia il messaggio del regno, l'accettare il progetto di Dio, la, di appartenere al progetto di Dio. Nel 66 il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat conferisce a professor Carlo Borri e di Cavaliere in riconoscimento dell'alta opera svolta da un italiano all'estero. Perché non va avanti? Facciamo così, facciamo prima. Eh, durante il suo soggiorno in Brasile Don Carlo si cimenta con la pittura e la grafica. Ha, ha lasciato parecchi dipinti sia in Italia che all'estero. Eh, sì, che all'estero, che in Brasile, scusate. Eh, ha realizzato opere certamente significative. Alcune verranno esposte in galleria d'arte milanesi e riceveranno riconoscimenti oltre ad essere menzionate dalla stampa. Nel 1973 colpito da infarto, la sua vita molto intensa, le molteplici attività intraprese, le tensioni psicologiche a cui è sottoposto ne sono la causa scatenante. Sceglie i suoi successori e pian piano lascia l'impegno brasiliano. Per alcuni anni fa la spola fra l'Italia e il Brasile e poi si stabilisce a Parma in Italia dal 73 all'84 anno della morte diciamo, lui eh, fa divulgazione eh, presso eh, l'università milanese e altre, in altre situazioni parlando specificamente di argomenti che riguardano scienza e fede e quello lì è un sono due dipinti, infatti, vedete, vedete come ha acquisito i colori, la tecnica dei colori brasiliana, no? E poi c'è qui l'ultima slide, questa qua, in cui fa questo: è un fogliettino come, come se volesse spedire una cartolina. È un foglio di carta della grandezza di una cartolina, è football, è football sarebbe pallone che è come se avesse fatto uno sketch di, di spettatori a una partita di pallone. Obrigado per la qualche Ci sono qualche, qualche domanda? Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Mi sembra di ricordare che avete cercato di rifare il suo reattore però con qualche difficoltà costruttiva, come, come la storia. La ricordo vagamente, ecco. Il reattore è stato costruito sulla base di quel disegno lì, un reattore praticamente geometricamente l'interno identico, spaccato a quello. E c'è questo reattore, ce l'ho io. La, sono stati fatti esperimenti di breve durata più o meno alle pressioni, di, diceva Don Borghi, con vari eh, sistemi di eccitazione, sempre in continua, ma con diversi eh, condensatori resistenze, per cui i tempi tra una scarica e l'altra sono stati molto variabili. Però il reattore io l'ho fatto funzionare per pochi minuti, in quanto pensavo che le, eh, se se fosse riscaldato, poteva creare dei problemi. Eh, perché io attivavo l'alluminio, che eh, diciamo l'alluminio è il modo più semplice per fare una misura di attivazione neutronica. L'ho visto su una brochure dei esercizi di laboratorio all'università. Si usa l'alluminio e che l'alluminio 28 ha un'emissione gamma abbastanza energetica e che ha un tempo di dimezzamento di due minuti e mezzo, per cui in dieci minuti potevi arrivare alla, diciamo, alla stabilità dell'attivazione dell e quindi se ci fossero stati neutroni a sufficienza, in dieci minuti te, te, te saresti cavata. Eh, qual è il della cioè la probabilità di attivare con un certo... L'ilding non è mai uno, è sempre dieci meno tre, l'oro di... forse, è più no. facile l'oro. Quello più interessante è l'antimonio, però è avanti per un mese e mezzo. L'indio, cioè quelli facili sono oro e indio. indio anche L'indio eh. si attiva vedere, velocemente, però la, diciamo, le curve che lui ha tenuto con l'antimonio sono quelle più belle, ah. Però lo faceva andare questo reattore per eh, giorni. Per giorni. Mm. E, diciamo la riproduzione del, del fenomeno, eh, del funzionamento del reattore di Lombardi non, non è riuscita. Non è riuscita. Ok, grazie. Sì. grazie. Well, thank you for that. Um, Uh, particular interesting to me because one of my friends who is uh, who lives in Chile, and I cannot hear you well. okay, is that better? So yeah, I thank you. I, I have a particular interest in Professor Borgi, uh, in that one of my friends who lives in Chile has been collecting documents about his career in South America in Spanish. And Portuguese, and uh, if you are interested, I can ask him to get in touch with you and pass them on. Yeah, if you have more interest. <laughs> yeah, the, the the I, I think my friend has mostly magazine articles and newspaper pieces. You see, it's uh, it's uh, not an academic uh -huh. file. Uh huh. Oh, could be, could be. Yes. Oh well done, well done. Yes, um, I believe at some point he was tangled up with Batista, uh, the former president of where was it Cuba? Yeah, he had some connections in Cuba. Yeah, and uh, I think that, that Batista financed some of his work. He's a very interesting man. Thank you.